la prima cosa è eh, de devo trovare il modo ora poi magari ci, 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 ci organizziamo ma potrebbe essere che do queste le, le schede che, che vi ho dato le, le faccio mettere in pdf sul sito dove ci sono anche le slide così oppure se no poi se non le trovate mi scrivete e ve le, e ve le mando così le potete provare in classe eh, un'altra cosa ehm, sul sito dell'università di, di Pisa, che ci tenevo a dirla, visto che eh, so, insomma, mi, mi, mi occupo di. Della, della, sono il responsabile della formazione del, dell'università di Pisa. E tipicamente, eh, all'università diciamo, l'idea è, è quella di eh, lavorare sul, sulla formazione in ingresso. No? Il nuovo percorso che ci sarà, forse lo sapete, insomma, comunque formazione in ingresso da sempre è abbastanza gestita l'università, assisti, FA, pass, eccetera, eccetera. Non so quanti di voi siano prodotti di, queste, di questa roba, ma eh, ci abbiamo lavorato. E la mia, il mio cruccio è stato quello di provare, vediamo cosa succede, a, eh, a offrire un po' di servizio anche per la formazione in servizio. Ora, questa è una cosa che, quella di oggi, questi corsi qui sono, per ora l'università non c'entra, ma probabilmente al prossimo anno c'entrerà anche l'università, ma comunque, vediamo. Quindi ho, ho raccolto insomma, in assemblea i vari referenti dei dipartimenti e ho fatto anche un cambiamento sul sito dell'università che è questo. Ora qui lo vedete, lo vedete in maniera diversa perché è visualizzato con lo schermo. Comunque sulla destra, invece qui in basso, c'è questo, questo, questa lista studenti. E sotto studenti, prima c'è la TFA, Pass. eccetera, eccetera, c'è Formazione Insegnanti. Se cliccate su Formazione Insegnanti, andate a questa cosa che è Università per la Scuola e c'è Formazione Insegnanti in Servizio. quindi eh, E eh, ci metteremo. Tutte, speriamo, più, più di una eh, di, di iniziative per la formazione in servizio di vario tipo, perché siccome ora giustamente me la sto chiesto per l'italiano, qui ad, ad esempio, la prima che era partita è una tra l'altro molto interessante: un ciclo di lezioni. Eh, di, di educazione civica sulla costituzione anche abbastanza attuale e le iscrizioni su questo del, de, eh, sono chiuse però i, i singoli incontri si può partecipare quindi se vi interessa vedete eh, ci sono un paio l'hanno già fatti però eh, ci sono sei incontri e ognuno su una cosa e, mh, ci verranno messe spero varie iniziative spero comunque sicuramente ci verranno messi i seminari che faremo a matematica che abbiamo già fatto l'anno scorso e hanno avuto abbastanza successo e per il primo ciclo eh, dovrebbero essere 2-3 3 diciamo probabilmente più per il terzo più per le medie perché vorremmo farne uno anche per le insomma, medie superiori e, e dovrebbero essere tanto vi anticipo perché potrebbero interessarvi il, il 30 30 di a novembre con aprile, giugno e settembre, 31 marzo, l'ultimo giorno di marzo, non mi ricordavo se era 30 o 31, il eh, 31 marzo eh, do, dovrebbe venire, eh, sono ufficiose, ma dovrebbe venire eh, la professoressa Maria Mellone di Napoli eh, che parlerà del pensiero proporzionale, l'avvio al pensiero proporzionale, sarà aperto all'infanzia alle medie e tipicamente abbiamo un, un 200 posti liberi. Si pienano abbastanza in fretta, quindi eh, qui scriveremo come eh? qui, qui quando l'apriremo li metteremo qui e uno si scriverà fino a che c'è posto, e un altro sarà. Eh, io immagino entro una settimana, insomma, entro la prossima settimana, credo. A metà della prossima settimana. E un altro sarà il. Eh, Dovrebbe essere il 20 aprile, dico bene Lucia mi sembra di sì, 20 aprile eh, verrà una persona credo molto conosciuta sicuramente da tutti quelli che vanno a Castel San Pietro che è Silvia Sbaragli e che viene dalla Svizzera apposta e, e farà una cosa sulla geometria, eh, sull'insegnamento della geometria, anche questo è un verticale dall'infanzia alla, alla media. Poi stiamo cercando di portare qui, e probabilmente ci riusciremo, un pezzo da 90, eh, che è una professoressa canadese, che però parla italiano, quindi la farà in italiano, che, non è, che si chiama Nathalie Sinclair, e però a lei probabilmente le chiederemo una cosa per medie superiori, e lei dovrebbe venire il 20 marzo. In quel caso lì probabilmente non avremo l'aula grande, ma avremo l'aula magna di matematica che... È un, po di centi un centinaio di posti quindi lì secondo me ho beccato il giorno che si apre se no è difficile trovare però insomma questo si interessa solo a quelle delle medie e delle superiori vabbè comunque questa pagina qui quella di un IP, trovate un po di dovreste trovare un po di iniziative questa era per, per fare un po di pubblicità alla pagina di un IP, visto che l'abbiamo fatta sì no le cose del corso le trovate sulla pagina Ora, guarda, la cerco subito sulla pagina della normale, dei lincei, uno clicca su Google, eh, lincei, matematica normale, PISA, Boh, metto delle parole a caso, ma non tanto a caso, e, e poi dovrebbe, eh, dovreste arrivare qua giù, eccolo, e qui matematica valutare le competenze è il nostro, se uno clicca sul modulo, poi qui c'è slide del primo incontro, vedete qui, Ora, la prossima volta ci saranno slide del secondo e questo materiale che vi ho dato, insomma. Va bene? Ok. Allora, torniamo invece alla nostra... Pa, 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 pam. Allora, veniamo alla, alla discussione. Partiamo dai quesiti di natura geometrica. Qu eh, quanti hanno... Eh... Ah, una cosa che mi diceva giustamente Lucia, ma era stata una scelta. Eh, volutamente non vi ho scritto qualcuno lo sapeva ma non vi ho scritto il livello ve lo dico ora non era una dimenticanza era perché lo, lo discuteste con meno pregiudizi possibili eh, questo qui è di livello 5 del, del 2016 eh, qualcuno l'ha discusso questo qualche gruppo ok allora facciamo un po' un giro di marta mi aiuti col, col microfono facciamo un po' un giro di di, di, poi, poi raccolgo i vostri iscritti, ma prima discutiamo un attimo. Allora, questo, questo quesito chiede, immagino di aumentare la lunghezza di ciascun lato di 2 centimetri, qual è la differenza tra l'area del nuovo quadrato e l'area di Q? Ok, allora, quali... Ecco, quinta primaria. Quinta primaria non è un livello di difficoltà, eh. livello, in è il livello: è il livello 2 che è seconda, livello 5 quinta, livello 6 non c'è più, ma c'era prima media, livello 8 terza media. Eh, sì, è una giusta domanda perché invece, Pisa il livello 5 vuol dire molto difficile, qui invece è il livello di, di scolare. Sì, ok. Chi è che vuole dire qualcosa su questo, su quali difficoltà? Laggiù, forse? Sì, arriva il microfono, così si sentono tutti. Ora parlerò più piano. Um, vabbè, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo cioè Discuss. discusso e ci siamo rese conto che il quadrato messo così al centro della figura e laddove si richiede di aumentare di due centimetri ciascun lato, questo ciascun per i bambini vuol dire ogni lato, mm -hmm. ogni lato sono quattro, quindi loro tendono... Eh, come dire a fare un quadrato grande eh, tutto intorno perché allungano tutti e quattro i lati invece ciascun lato cioè vuol dire aumentare solo due lati in modo che ti viene un quadrato che raddoppia non so quanto un bambino eh, sia in grado di comprendere questo cioè lui va avanti per e le informazioni vi, diciamo, che e quindi ha... vi immaginate che loro aumentando tutto di due, eh, due rispondano? Viene... E rispondano aumentando tutto di 2 viene quindi una sera di 4, 2, 2, 10 per 10, cioè gli viene un qualcosa che non, che non esiste eh. 8 per 8 64 non c'è e quindi vanno in crisi 64 però la differenza quindi 64 eh. meno 16 sì, ma non c'è e quindi rimangono così un po' turbati perché okay. eh, non ritrovano il loro sapere secondo me ok grazie sì. Cose, cose diverse, ognuno che dica cose che, non, che, non, che si è trovato difficoltà diverse, processi dai, diversi. Dai. Noi abbiamo pensato che i bambini tenderanno a indicare la nuova area anziché la differenza. Mm -hmm per cui che possano essere ingannati in questo senso. E quindi senso. che scrivano 36 perché, eh. ok, perché invece di calcolare la differenza, l'area. Quindi una difficoltà, eh, sono due difficoltà diciamo linguistiche per ora. Uno è il fatto che ciascuno vuol dire i quattro lati del quadrato, l'altro è il fatto che la differenza, eh, non viene letta la differenza, e indicano l'area del nuovo quadrato. Ok, questi due aspetti qui. Altri aspetti? Esatto. ok. E quindi quell'immagine lì, che difficoltà, pensate? che ma e non magari non non e si alla... lo disegnano, E però rispetta. L'immagine come supporto. E, 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 e quindi poi sbagliano perché? A dare la risposta sbagliano o non sbagliano? Cioè, no, proprio non riescono ad, interpre ad interpretare il testo partendo dalla parola immagina perché eh, c'è cioè un discorso legato all'astrazione. Okay. Quindi non partono neanche. neanche. Ok. Mm -hmm. Okay. altre altre cose ok su più o meno le stesse di difficoltà sì co come, come dicevano loro dicevano che non la considerano e quindi che ok mi sembra che siamo venuti fuori o non la comprendono, sì, o non la considerano o non la comprendono, sì. E l'uso dell'unità di misura, perché nel in quel foglio lì il quadretto non corrisponde a un centimetro. Quindi se loro non, non usano okay. la scala. Io non, questo non lo so se sulla prova in Val corrisponde oppure no. Devo dire la verità, perché questo. Eh, vabbè, però se noi glielo sì. fotocopiamo. In maniera casuale quello lì non è un centimetro, se loro allungano davvero di due centimetri l'area okay. fuori gli viene davvero 36 ma l'area di quello lì non è 36 okay. e non trovano il numero. Quindi questo è un altro aspetto nella nostra riproposizione, si deve riproporre il fatto che la scala, diciamo ad esempio, alle medie sarebbe interessante certo. lasciarlo con una scala... Alle medie sarebbe interessante lasciarlo proprio una con scala una indicata. scala... Indicato. Certo, certo. eh, però diciamo: è una, elementi... una cosa interessante che potrebbe essere anche eh, superata dicendo un quadratino. Un quadratino. Quindi, sì. quanta è l'area? 8 quadratini sì. quadrati. <ride> o 8 quadratini. Levando proprio l'unità di misura, diciamo per la primaria, però è un'osservazione interessante. Un'altra cosa che, che che secondo me cioè queste tre cose secondo me sono veramente eh, quella, quella della, della scala non ci ho pensato perché appunto mi dà l'idea che invece nella prova in valse originale la, non ci sia il problema della scala sia un, proprio un centimetro però le, quelle due cose lì sono tra quelle più, più gettonate tra l'altro una cosa interessante è il fatto che per analizzare a priori i quesiti in valse, se sono quesiti del libro di testa è diverso ma se sono quesiti invalsi l'analisi proprio dei quesiti invalsi può aiutare la, il tentativo di spiegarsi perché sono stati scelti quei distrattori perché tipicamente i distrattori sono stati scelti in base a qualche tipo, tipo di pensiero ed è interessante il fatto che quella cosa che il ciascuno che secondo me è un grosso un grosso dilemma è, non venga presa dagli da distrattori quindi ad esempio provare questo problema togliendo le risposte chiuse probabilmente molti risponderebbero 64 oppure 64 meno 16 e sarebbe interessante provarlo anche senza risposte chiuse un'altra difficoltà che probabilmente non viene fuori perché poi i bambini sono cominciano a, a capire le regole del, del, del gioco è, è il fatto che eh, qui si dice di fare una cosa non, non è ben chiaro è proprio secondo me la, la mh, tensione fra quell'immagine e fai no perché io potrei anche eh, allungare il lato uno da una parte uno dall'altra dall e due dall'altra la figura che mi viene fuori non è un quadrato a quel punto e quindi insomma boh, eh, eh, uno dall'altra, due in avanti e far, far, far venire cose, cose più strane. Insomma, cioè, eh, ci sono bambini che disegnano cose strane. Allungando di due, ma in maniera un po' strana. Eh, ce ne sono pochi, però ci sono. Sì, sì, può darsi che il problema sia dello spazio. Comunque, diciamo, questo. Que tutti questi problemi si possono ovviare perché li si può dare più spazio, li si può dare. Il fatto di usa il termine immagina in maniera imp improrogabile. Sì. Quindi lui dice: Vi devo immaginare senza disegnare. Sì, sì, e non sì. ho neanche lo spazio per poter ridisegnare e usare una strategia tutta mia, che poi invece è fondamentale, no? trovare una strategia risolutiva funzionale, no? E bimbi sono abituati a questo. Sì, sì, sì. Noi almeno gli insegniamo no, no, questa. Sì, sì, no, no, sicuramente questo è un, è un aspetto. Un altro aspetto che sembra, diciamo poco significativo, ma ormai imparato con l'esperienza proprio su questo tipo di prove, che non è per niente poco significativo, è il fatto che ehm, un fattore, che appunto non, non ci penseremmo di difficoltà, è l'indicazione del quadrato. Perché qua, quando il quadrato, qui, qui non, è, non è detto il quadrato grigio che aiuterebbe di più, è l'area di Q. Cos'è Q? Alcuni bambini, per, per, per alcuni bambini Q è il quadratino quattro, qua, di 4, non il quadratino grosso. È dove è Q, insomma, è lo spazio in cui è Q, a noi non ci viene nemmeno in mente, ma spesso e volentieri, soprattutto nei primi livelli scolari, l'indicazione dell'oggetto di, di, dell di cui sto parlando è, non è banale, e quindi usare la, la colorazione forse è meglio che usare le lettere, in questo caso qui in cui si parla di aree. Comunque questo è un problema qui la perché l'abbiamo scelto, eh, perché ci sono tutti questi aspetti qui e l'aspetto di ciascuno secondo me è uno dei più interessanti. Non so se qualcuno di voi ha provato a riformularlo per togliere questo aspetto qui, per togliere questo aspetto di complessità, perché sarebbe carino provarlo eh, levando questo aspetto di complessità qui, perché appunto eh, lo scopo no, non è quello di... Ho provato, però... No, ah, ok. lo scopo Sì. Eh, ora su questo qui non l'ho segnato, comunque nelle guide ora si può posso andare a ricercarlo. Cerco la guida. La cosa carina dell'invalsa è che nelle guide c'è scritto qual è il loro scopo, quindi uno lo vede. Ora su questo si può andare a ricercare. Abbiamo qui il fascicolo, no, lo cerco su internet semmai. Sì, sì qua giù avevamo cercato di cambiarlo in questo modo: Osserva la figura, aumenta la lunghezza del lato del quadrato di due centimetri. Poi rimaneva praticamente tutto uguale. E qui però se usi il singolare eh. rischi che, mm. che aumentino solo uno. Osserva se, la figura usi il singolare del... aumenta la lunghezza del lato del quadrato. Eh, infatti perché noi con... ritenevamo che la difficoltà fosse quel ciascuno che era fuorviante sì. e, e ci chiedevamo quanto fosse voluta o quanto non fosse voluta. Cioè sì. perché... Eh. Comunque, a prescindere se è voluto eh. o no, secondo me, se noi troviamo una formulazione... Eh, che in qualche modo Loro comprendono Perché qui secondo me lo scopo Ora non ce l'ho qui, ho sbagliato Devo andarla a vedere effettivamente Ma secondo me lo scopo è di confrontare aree di, di, di oggetti Non è quello di disegnare E capire che ciascuno è ogni Non c'è quello secondo me Secondo me è confronto di, di aree Ecco perché noi ci chiedevamo Se invece si chiedeva anche Essendo bambini di quinta elementare Conoscessero piuttosto bene le proprietà di alcuni poligoni mm -hmm. eh, fosse importante conoscere il fatto, la proprietà particolare di questo poligono regolare, per cui tutti i lati sono uguali. È il problema. E è però, essere, eh, okay, noi ci chiediamo questo, questo. Questo può essere un'idea, però, come dicevano chi, chi, chi l'ha detto per primo, se io eh, interpreto ciascuno come ogni. Mi viene sempre un quadrato. Non è che non mi viene un quadrato, perché, se non mi venisse un quadrato, allora io dovrei avere quel controllo lì. Ma qui se io aumento di due, di due, di due, di due. però ho mi facendo quadrato. il disegno, se io conosco le proprietà del quadrato, a quel punto non mi non vado ad allungare ciascun lato, ma ne allungo solo. Ma perché? Perché no? Perché no, io questo, no, questo non mi convince, non lo so. No. <ride> se io conosco le proprietà del quadrato continua a venirmi un quadrato. Sì, è vero, però io so che l'area del quadrato è lato per lato. Per cui mi, mi, mi è sufficiente allungarne due, eh, è sufficiente allungarne <ride> due. Cosa vuol dire? <ride> cioè, Io so. Cioè, il io so. così. Cioè, facendo Però... un disegno, eh, sì. facendo scusamente sì. un disegno. Però, no, secondo me, non, non, dipende, non dipende dalle proprietà del quadrato, perché se la allungo tutte di due, continua a essere un quadrato. Sì, e è vero. secondo me non eh. è un caso che non ci sia 64 meno 16. Eh. Perché il vero controllo è lì. Però non ha senso che il controllo sia quello. Cioè non ha senso che il controllo sia, non c'è la risposta che mi verrebbe, e quindi ho sbagliato. È, è, è quello che non vorrei. E invece, è quello che spesso viene usato. Io cerco di evitare. L'esempio che faccio sempre, è, forse ve l'ho fatto anche l'altra volta. È quello del, della probabilità, eh, eh, ve l'ho fatta a voi. Quello della probabilità, quello del è eh, certo che fra sette giorni è domenica, no? C'era un, un, un esercizio sulla probabilità in valzi in cui c'erano vari, vari eh, frasi, bisognava dire quale era vera sempre. E questo vera sempre si voleva intendere sempre in ogni momento, in ogni luogo, eccetera, eccetera. Allora, una di quelle da scartare era: è certo che fra sette giorni è domenica. Nella scelta di, eccetto, che fra sette giorni è domenica non era casuale l'autore Invalzi ha pensato. Se io metto, eccetto, che fra sette giorni è martedì e la prova Invalzi capita di martedì, succede il finimondo perché tutti i bambini ti rispondono di sì. Quindi eh, c'è questa specie di controllo che però noi non vogliamo. cioè Noi non vogliamo che un bambino dica no, non è la risposta giusta perché non è fra quelle quattro, <ride> Quindi secondo me il controllo su quella difficoltà lì viene fuori solo. Da, dalle risposte queste qui. Se ci levate con risposte, queste quattro risposte qui, secondo me molti fanno come dicono loro. Proviamo, andiamo a, eh, proviamole, andiamo a vedere. Comunque, sia, sì, anche con queste quattro qui. Questa è la percentuale di risposte giuste, quindi praticamente 28% di risposte corrette, molto poco. Molto poco. Vuol dire che ci sono... E io sono convinto che dal punto di vista della, del confronto di aree non c'è un, un problema così grosso. Il problema è nella, di capire qual è l'oggetto nuovo. Qual è l'oggetto nuovo. Ok? E quindi diciamo su questo... Sì. Ok, no, senza scrivere cioè di 6 centimetri Senza scrivere di 6 centimetri Però tentare di fare una cosa del genere Quindi disegna un nuovo quadrato Il cui lato è questa cosa qui Ma è, è diverso da dire aumenta il lato di 2 Perché aumenta il lato di 2 Sembra una cosa operativa Io faccio quella qui, ne aumento uno E poi chiudo e viene un rettangolo Se invece dici disegna un quadrato è un pochino diverso. Si potrebbero provare tutti e due. Secondo me, nella vostra versione tanti disegnano un rettangolo. Ho questa sensazione. Mentre se lo dici esplicitamente, cioè, e, e l'altra cosa carina è il fatto che l'altra difficoltà, secondo me, è che qui immagina o non immagina, si chiede di modificare una figura che c'è già. Mentre se chiedi di disegnarne un'altra, è diverso. Cioè, tu c'è questa, disegnane un'altra da un'altra parte poi confronta confronta le aree è ovvio che se la disegni qui tu poi hai anche la possibilità di rispondere contando quello che è più questo ti aiuta probabilmente dal punto di vista del calcolo però probabilmente ti confonde di più dal punto di vista invece della visualizzazione della figura che secondo me è il problema più grosso in questo problema sì. se fai male quello poi è inutile contare i quadretti ok andiamo alla seconda di geometria girandola Qua, chi ha fatto la girandola? Qui, la pr prima fila, vabbè, ho là, insomma, facciamo il giro. Quali sono le difficoltà Paola, Paola, di questo? No, no, la prima difficoltà secondo noi è quella che eh, a due quadretti corrisponde un metro. Ok. Per cui ancora, quindi la lettura dell'unità di misura. <ride> Io a scuola l'ho riprovato mettendo un quadretto, un metro e... Tutti l'hanno fatto bene. Okay. Mentre invece mi ricordo la prova anche... in Valzi. Mi ricordo alcuni avevano capito che si poteva trasformare in una figura equivalente. No? Quindi, eh? Però naturalmente non hanno poi fatto il calcolo, giusto? Perché okay. hanno contato i quadretti e non il fatto che. Quindi hanno risposto con i quadretti quadrati invece sì, che i esatto, metri quadrati esatto. Mm -hmm. E qui, diciamo il problema che dicevano loro: c'è per forza, perché a parte i due quadretti. E il fatto che sicuramente quello non è un metro, ecco quindi ha ah, nemmeno della prova in balzi. Altre difficoltà di, di, su questo? È questo, ok. Allora, qui qualcuno dice: cioè, secondo me su questo ci sono due, due possibilità. Uno è quello di provarlo eh, mettendo quello due metri invece che un, un invece che mettere un quarto, un metro, mettere due, due metri. Eh. O quanto metri è ancora più facile. Due, quattro, tre, due metri. Ma così, però, come si diceva, mi sembra con voi. Eh, non mi ricordo con che gruppo. Così, ovviamente, si cambia la complessità matematica, perché questo è l'elemento di complessità matematica. Quindi, comunque, è interessante provarla in questa nuova versione eh, co come è stato fatto qui. Perché se poi mettendoci un quadretto, un metro, tutti fanno bene, allora individuiamo che il problema è esattamente quello della scala. Non è il problema geometrico e quindi lavoriamo al limite sul problema della scala. Quindi provarlo con un quadretto, un metro, è comunque interessante. Questo qui, poi, secondo me è interessante perché, come quello che avevamo discusso l'anno scorso del quadrato e dell'area del quadrato. Secondo me vengono diverse strategie. C'è chi calcola l'area con il triangolo triangoli, c'è chi ricostruisce qualcosa, c'è chi conta. Quadretti interi, quadretti mezzi. E quindi lì la discussione delle strategie fra di loro, eh, secondo me, è interessante far venire fuori le varie strategie. Ok, questo qui, anche questo, risultato difficilissimo. Queste sono eh, il 21% risponde correttamente. È di livello 5, anche questo, è dell'anno scorso. Quindi. È il 21% è 1 su 5 risponde bene veramente un un, un una, una, diciamo un basso, una bassa percentuale la mia impressione è che su questo e quindi sulla sperimentazione uno potrebbe fare anche una sperimentazione in classe in cui mezzi li dà così e mezzi li dà con l'unità di misura cambiato su questo un ruolo fortissimo lo giochi anche la mancanza di tempo perché se faccio solo questo eh, può darsi che, che se ne accorgano di più, che è due quadretti, un quadretto, eccetera, eccetera. Quindi il fatto di sperimentarlo non dentro la prova in valse in cui ci hanno 30, 30 quanti sono in quinta, ma questo e basta, il tempo secondo me è quella variabile importante, è una variabile importante. E a me è capitato a volte quando provo a fare le prove in valse, per sfizio di sbagliarne alcune, perché vado veloce. E faccio esattamente gli stessi errori che fanno i, i bambini. Perché magari non leggo andata e ritorno. Una volta mi ricordo che una voletta andata e ritorno, avevo calcolato solo andata. Ed è casco errore che facciano anche i bambini. Perché le, le facevo velocemente, no? Anche senza aver pressione del, del, del tempo. Questo è. No, però volevo andare prima. Scusate, a quell'altro di geometria, che è questo. Questo è quello della strada, questo è quello della strada e allora prima di chiedervi, chiedervi l'analisi, scusate, prima di chiedervi l'analisi, questa è di terza media, terza media, però la cosa bella è che si può provare tranquillamente anche alla scuola primaria e i risultati sono un pochino migliori. E uno potrebbe dire, ma sono un pochino migliori perché sono in terza media, sono più grandi. In realtà, non so se è così, comunque i risultati sono questi. Risponde bene il 36%, più o meno. Quindi comunque un, uno molto difficile eh, rispetto a... Se, se lo valutiamo a posteriori, risultato molto... Uno su 3 fa bene in terza media. Quali sono, secondo voi, le difficoltà di questo? Chi è che ha discusso questo? Sì. Noi abbiamo detto ricavare l'informazione, cioè il dato dalla leggenda che non si trova nel testo, mm -hmm. quindi collegare okay. eh, e il doppio percorso da calcolare fra, le due locali, fra Peglio e Abate, insomma in questo caso perché le fa anda e rianda. E quindi secondo voi non, non passano da Abate? Cosa fanno? Lo calcola una volta sola. E quindi poi diciamo, siccome i 52 non ci arrivi, poi ripartono da Peglio? Cioè secondo voi cosa fanno? Fanno Castro, sì. Peglia, abate e poi ripartono da Peglia. Sì. Ok? Altre difficoltà? Di chi ha fatto... Qualcuno non l'ha fatto perché era in difficoltà, ho sentito nei vari giri, che però è, 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 secondo me invece è il modo migliore per capire la difficoltà, se siamo in difficoltà noi. Io personalmente... Mi ritengo un po' Tontarella. I 4 chilometri io ho avuto difficoltà. Cioè, devo far rientrare il tratteggio nell'unità di misura? Cosa mm -hmm. devo fare? Sì. Non ho capito. Cioè allora, qui viene fuori una, diffi una difficoltà interessante: che è il fatto che ci sia disegnato un percorso e, eh, con diciamo, segni simili a quello della scala. E quello che viene fuori, è venuto fuori l'altro giorno forse questo, no, Lucia? È il fatto che eh, loro considerano la linetta eh, l'unità di misura. Vedete, questo è 52 diviso 4, sono 52 chilometri diviso 4 sono 13 linette e contano 13 linette. Lo mettono, lo mettono qui, quindi quel 4 chilometri è la linetta, non è eh, quello che devo andare a riportare. Ok? Questa è una difficoltà, una difficoltà. Una, un tentativo che, eh, sta provando, che sta provando Marta, che è lei che sta facendo la tesi esattamente su questi aspetti qui di comprensione del test e dei problemi, dopo che è venuta fuori questa difficoltà in classe di Lucia, è quello, hai raccolto oggi i primi protocolli, di darlo così. Di darlo così e vedere cosa succede. Allora, se lo, lo si dà così... Eh, Diciamo l'aspetto delle, delle lineette sparisce, non c'è più questa difficoltà che è probabilmente la più grossa difficoltà, eh, però c'è un'altra difficoltà, che è quella narrativa. Perché il, il testo è piuttosto complesso e se uno si mette a leggere il testo, eh, eh, qui sul testo, diciamo eh, consideriamo che appunto è, è pensato per bambini di terza media comunque. Ehm, la cosa interessante che veniva fuori no, da, da, da stamani è che se uno interpreta il testo in, eh, in maniera, diciamo, eh, cioè quello che succede è che praticamente loro leggono il testo in maniera conseguenziale. Quindi, seguendo il percorso indicato, dalla linea tratteggiata sulla mappa, Enrico parte in da Castro. Va ad Abate a prendere un amico e riparte con lui per andare a Santo Doro. Dopo aver fatto 50 km dalla partenza da Castro, si ferma lungo la strada a due località. Allora, molti di loro partono dall'amico, partono da Abate a contare. Ecco, io sto raccontando, invece la difficoltà testuale lì è che, che fa riferimento alla partenza iniziale. Dice dopo aver fatto 52 km alla partenza da Castro. E allora la cosa interessante è che però... Facendo questo, questo pensiero, e poi leggendo, si ferma lungo la strada. tra due località a fare il rifornimento a un distributore di benzina e interpretandolo narrativamente, quindi non matematicamente. Lui dice io riparto da abate. E poi, più o meno a fare il rifornimento mi fermo nel mezzo. Io e quindi segnano. Addirittura da santo C'è una volta che sono arrivati alla fine ritornano indietro, ritornano indietro. Comunque, e si ferma nel eh, eh, questo è il mezzo, sia partendo da qui più o meno, sia partendo da qui. Quindi molti segnano questo con questa lettura narrativa e guarda caso è la risposta giusta. E allora, in tanti casi la risposta giusta è in realtà una risposta sbagliata. E que quelli di stamani mi sembra che ce ne fosse solo uno che risponde mettendo la crocetta lì ma contando i quattro chilometri e non, e non e, interpretando narrativamente. Allora quello che si voleva tentare con lei era di cambiare i numeri in modo che la lettura narrativa e quella matematica non coincidesse, cioè fossero due punti diversi. Eh, però e questo è veramente molto interessante perché, oltre a quel problema lì appunto della tratteggiatura, c'è il problema dell'aspetto narrativo, del fatto che se tu interpreti quella cosa lì dal punto di vista di una storia in cui ti cali, eh, rispondi a prescindere dal dalla, eh, diciamo, eh, riportare quel 4 km che tra l'altro è molto complesso riportare quel 4 km perché ci sono eh, curve, a, curve a u diciamo e quindi dove vado a finire con quel 4 km qui l'esperto giustamente se le do subito la parola l'esperto giustamente dice ma io voglio una cosa approssimata certo, ma per noi esperti per un bambino questa è una difficoltà grossissima, se io il procedimento non lo posso fare, non faccio un procedimento approssimato, Il procedimento approssimato secondo me c'è qualcosa che non va non è tanto il, il punto che io poi sono largo nel valutare il, il margine di incertezza è che se io metto lì e vedo che qui, arrivo qui col secondo 4, poi il terzo 4 mi arriva qua giù, dico no, ma forse non devo far così non è che penso la prossima penso che ci sia un errore nel mio modo di procedere, quindi secondo me questo fatto che devo procedere per approssimare, e diciamo su questo ci sono un sacco di, di, di percentuali anche in che tutti, e anche di, di problemi di Oxepisa, tutti i problemi a qualsiasi età, eh, anche a, a quelli di seconda superiore, che lavorano sulla stima, danno grossissimi problemi, cioè su, non su risultati esatti, danno problemi perché loro non si sono abituati a... Quindi questo secondo me è un aspetto su cui lavorare molto, il fatto di dare problemi in cui non vogliamo risultato 52, ma vogliamo risultato approssimato. E su questi per esempio c'era quello del treno, ti ricordi? Quello della lunghezza del treno. Tutti quelli in cui si chiede un'approssimazione, loro entrano in crisi, ma non perché non hanno le capacità, per, perché non lo riconoscono come, un di, non lo riconoscono come una, una risposta di un problema di matematica. La risposta del problema di matematica è soluzione. Ed è una diciamo, tranquillità per cui loro si possono esprimere sbagliare certo. che noi non abbiamo più quindi io lo dirò diverse volte l'invalzi ci chiede delle cose mm -hmm. e poi però però diciamo no questo secondo me sul tempi si può ragionare però questo non è che lo chiede invalzi perché è nelle, è nelle indicazioni nazionali lo sì. chiedono le indicazioni nazionali e allora secondo me il problema è che invalzi come anche noi spesso in classe in classe probabilmente non si fanno perché non c'è tempo, ma anche quando si fanno si fanno come cosa particolare, in cui sì, si sì, dice sì. ora facciamo un problema approssimato sì. e in valsi uguale, perché se in valsi, se il bambino gli dai il problema di geometria e lui misura col righello, non va bene, perché il risultato è approssimato. Allora, quando è che posso dare il risultato approssimato e quando posso dare il risultato giusto? Quindi è lì uno è fregato perché in alcuni casi va bene l'approssimazione, però non glielo dico. In altri casi, invece, se ci sono tanti casi nella geometria che lui lo prendono e misura con righello. E ovviamente non gli viene il risultato come vorrebbe il problema perché il risultato vuole 52. E invece a lui gli viene 51,5 perché l'ha misurato col righello ha fatto i prodotti col righello. Perché lì non va bene di lassì? Chi lo decide? E allora su invalzi, secondo me. Eh, ci sono ulteriori problemi in classe dipende da quanto io invece lavoro su questa cosa qui e do dei problemi di geometria per esempio dico questo problema tu hai dato un risultato approssimato l'idea è il, il, del, della matematica del, 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 del lavoro sul risultato approssimato. Il risultato approssimato io devo valutare intanto se sono capace di dare un risultato esatto e poi quanto sforzo mi ci vuole per dare un risultato esatto. Quindi, quando do un problema di geometria in classe, mi viene un bambino che misura con corrigella, eccetera, eccetera, da un risultato approssimato, e un altro dà un risultato esatto. E il fatto che tu possa avere il risultato esatto è già uno stimolo: per dire: Forse, potevi pensare che era meglio andare in un'altra direzione. Però può anche darsi di no, perché io posso essere più sicuro a fare allora, lì c'è una discussione su qual è diciamo il risultato migliore, è migliore quello approssimato con più sicurezza nei miei mezzi o è migliore quello esatto che però io non controllo perché magari applico dei, dei, delle formule a caso. E lì secondo me è, in classe è il momento per, per discuterne, se lo faccio sull'invalzi non lo posso fare perché l'invalzi eh. lo decide a priori lui senza dirlo al bambino. Qual è, qua, quando posso usarlo approssimato e quando invece posso usarlo esatto e secondo me quel, questo è un problema grosso che però segnala e lo segnala ve lo dico in Valsi, Pisa, Teams un, eh, una grossissima diciamo, carenza di, di abitudine a lavorare sul risultato eh, approssimato cioè l'approssimato non fa parte del, del, della matematica sì, sì, su, ma quante, su altre discipline va bene, ma se mi dai un problema di matematica, non ti posso rispondere circa qualcosa. cosa, va, va, ti devo dare una risposta esatta. No, c'era il famoso problema che si che si fa vedere sempre sui problemi assurdi o sui risultati assurdi, che è quello della corsa, no? di John che corre i 100 metri in 17 secondi. Il miglior tempo di John è correre i 100 metri in 17 secondi. Quanto tempo impiega John a correre un chilometro? E tutti i bambini rispondono 17 per 10. Tutti. Fanno morire John. John muore. <ride> e, 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 i bambini che rispondono in maniera diversa eh, sono pochissimi e vengono visti in maniera... E eh, eh, comunque sono dubbiosi, che dici, sarà una risposta... C'è cioè qualcuno che fa la tara, dice circa tre minuti e mezzo. Va bene come risposta in matematica, circa tre minuti e mezzo. Se tu gli avessi chiesto educazione fisica, ti avrebbero risposto quasi tutti, circa tre minuti e mezzo. Più di, qualcuno ti risponde più di 170 secondi. È, è, è fenomenale. Però in matematica lo sanno che nel libro non c'è quella risposta. Quella lì, risposta lì non, non mi sembra tanto matematica. Quindi, lavorare su questo secondo me è importante. Come lavorare, e su questo i libri di test sicuramente non aiutano. Sull'altra cosa che era stata detta, non mi ricordo da chi, forse da voi, l'altra difficoltà, che è quella del fatto che c'è un dato fondamentale nel disegno. C'è un test complesso e un dato fondamentale nella figura. Anche questo è noto ormai da tutti gli studi, tutte le rilevazioni internazionali, che anche bambini grandi, quelli di, del PISA, sono i quindicenni. Le figure sono di contorno. Mentre ad esempio tutti i problemi oc e pisa e l'invalzi un po' prende da Ox e pisa. Eh, la figura fa parte integrante del testo. Perché se tu non, è, non guardi la figura, però, questo se ci fate caso. È una divadicazione bestiale con i libri di testo, in cui invece la figura, è solo, soprattutto per la primaria, è solo di contorno. Io disegno la paperetta, disegno il bambino, che può, però non me ne frega niente, è solo per far vedere che il libro è più bellino, c'è cioè un'immagine, ma no, no, non è che il problema si risolve col disegno, c'è una informazione importante nel disegno. Anche questo, secondo me, è una cosa su cui si può lavorare, la, lavorando con problemi in cui invece la lettura del disegno no, è, è, è fondamentale. Ok. Torniamo a quello numerico che è questo. Vabbè, vi ho già fatto vedere che questo è anche questo è considerato molto difficile. Questo è di livello 5, perché qualcuno mi diceva "Ma alla scuola primaria questo è col minimo comune multiplo, alla scuola primaria non si fa". Questo è di livello 5. Eh? fatto oggi una cosa simile. Eh, ok, è bene difficile o facile? Ok, <ride> vediamo cosa succede, però diciamo, qui quale difficoltà avete trovato, chi l'ha trovato, quale difficoltà ha, ha trovato, ha, ha individuato, chi l'ha discusso, non l'ha discusso nessuno questo? Sì, voi cosa avete detto? Chi è che loro Però abbiamo provato, um, non lo so, uh, se una prova in valsi, secondo me c'è troppo poco tempo per poterlo risolvere mm -hmm. perché altrimenti si può fare con uh, tre, linee del te cioè tre linee di numeri mettendo il calendario, i giorni della settimana e il numero dei giorni della settimana, quindi uno lunedì, cioè li fai partire, li fai fare salti e a un certo punto arrivano tutti e tre sul 12, mm -hmm. però... Durante la prova in balzi non c'è questo okay. tempo. Io non so in quale altro modo i bambini possano... Ok, infatti questo qui eh, eh. Gi diceva giustamente si può fare così, ma lo, fa lo faranno così anche i bambini oppure, oppure no? Ci sono altre difficoltà che vedete in questo tipo di problema? È un problema è che se uno parte con i giorni Va a finire la domenica sì. se, 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 Dipende da, quando, da che giorno parte uno Dipende da che eh. giorno parte uno E Un problema grossissimo Qui secondo me È nel, nella, nel contesto Perché il contesto è completamente realistico completamente realistico quindi quello che succede è secondo me ci sono due due maggiori approcci a questo problema a meno che uno non abbia visto problemi di questo tipo proprio simili allora capisce che lo deve fare in quel modo lì con le linee eccetera eccetera ma se invece è un problema nuovo per i bambini eh, il problema più grosso è che o eh, vedo che la situazione è realistica e Entro un po' in crisi... Oppure vedo che la situazione è realistica... E dico... Vabbè... Della situazione è solo contorno... Eh, quello che mi interessa sono i dati... E li combino un po' fra loro... E che infatti... Le risposte che ci sono... Sono dati con... Somme di due... Somme di tre... Eccetera eccetera... Perché... Perché se voi... In qualche... E quindi qui la riformulazione secondo me sarebbe molto interessante, riuscire a riformularlo bene. Eh, non, non esiste che un, un, un Lo sanno anche loro, appunto, perché si allenano, che un bambino si alleni una volta ogni tre giorni. Il bambino si allena tot volte la settimana, non si allena una volta ogni tre giorni. Quindi questa cosa qui non torna. Il fatto che... e eh, si allenano in un modo si allenano in un altro, non torna proprio. Per fare problemi di questo tipo ci si sta pensando... L'altro giorno forse la cosa più, eh, più realistica è quella di immaginare qualche cosa tipo catena di montaggio: una macchina fa tre cose, quell'altra ne fa quattro, quell'altra ne fa sei, però non è banale costruirlo. Questa costruzione qui, secondo me, è uno dei maggiori problemi. Non è il fatto matematico in sé, ma il fatto che in realtà non lo capisco questo problema, non capisco cosa sta succedendo. Se qualcuno gli viene in mente un modo per riformularla in maniera significativa, secondo me viene fuori il fatto che se la riformo in maniera significativa riesco a, a risolverlo. Vado avanti, vado avanti, perché insomma il tempo scorre. Il, il torneo. Il torneo, quali difficoltà, questo è livello 6, quando c'era ancora livello 6, quindi prima media, prima media. Ovviamente è fattibile tranquillamente anche in quinta primaria, alla fine della primaria, quindi non, non c'è problemi. Quali, è, quali sono le difficoltà di questo, che avete individuato rispetto a questo, a questo problema? Chi l'ha discusso? Nessuno, quello vuoi. Allora, miglia... allora, a livello difficoltà era intanto che secondo noi andava aggiunta un'altra casellina accanto in cui si dice vinto perso, vinto perso mm -hmm. e questo avrebbe potuto aiutare. Eh, poi il, il fatto che bisognava sempre raddoppiare, per cui ehm, che il bimbo doveva raddoppiare. Per cui diventa difficile arrivare al risultato finale mm -hmm. perché eh, o, o guardi la casella sua, cioè, queste erano le nostre. Quindi, diciamo il, il, questi due, i due punti, no? vedete, dove, deve, deve completare una tabella seguendo quello che è successo, eh. che e poi deve eh, immaginare quanto avrebbe vinto se eh, avesse risposto bene a tutte Sempre. le vinto tutte le partite, secondo voi è facile, difficile com'è? Prima che finale, allora la, la tabella bene o male, è abbastanza fatta. Non mi ricordo la percentuale, ma più del 50%. La seconda risponde bene, il 29%, quindi, molto pochi, molto pochi, e qui, secondo noi, noi ci avevamo un po' già lavorato nel 2013, ci sono varie difficoltà, dica: dica. finale che è finale che ai ehm, bambini che li dannoia ok noia. quindi se Gianni avesse vinto tutte le partite quale sarebbe stato il suo punteggio finale ok qui ci sono ci sono più giocatori eh, eh, ci... okay. anche questo è il punteggio di uno però eh, sono tanti non è chiaro capito Secondo ok noi. Eh, sì, la chiarezza diciamo del... diciamo ci sono vari aspetti vari aspetti che emergono il primo è il fatto che, e veniva fuori da qualche risposta di bambino, eh, il fatto che non è chiaro cos'è questa cosa qui, questo torneo qui, come funziona, cosa succede, cosa non succede, quindi è un problema di comprensione della situazione, perché effettivamente se voi pensate a un qualsiasi gioco, sport, in cui c'è questa cosa qui, che giocano 5, che se perde i giochi comunque, alcuni bambini si fermavano prima, insomma la situazione sicuramente non aiuta a ricostruire il contesto. Poi c'è un aspetto di natura, due aspetti di natura matematica: uno è quello del di, di fare i conti, e un altro è il significato di raddoppia di mezza, che sembra immediato, ma vi assicuro che è un, è un problema. Da gestione di tante informazioni nella tabella il fatto che in realtà eh, viene chiesto qual è il punteggio, cioè il punteggio tu l'acquisisci alla fine della partita. E invece c'è scritto partita 2. Non c'è scritto punteggio alla fine della partita 2. Nella tabella eh, c'è una, un, una cosa che, che è, è differente da, da quello che viene chiesto. E in più, nella parte finale, c'è l'aspetto anche del, della gestione di frasi messe in, in maniera ipotetica, che non, è, non sono per niente banali. Se Gianni avesse vinto, e anche la gestione di queste non è, non è, non è banale. Però la cosa che, che rientrava di più nel nostro studio del 2013 era proprio quella del torneo. Cosa fosse questo torneo? Metteva in crisi. Molti bambini, nelle risposte di molti bambini. E allora abbiamo provato a riformularlo, e vediamo ora cosa succede. E se volete potete provare la versione riformulata, tanto ve le metto tutte. Eh, con una, pensando a, un, eh, a una situazione più conosciuta dai bambini di quell'età lì. E ci è venuto in mente che una, una cosa che potrebbe essere abbastanza eh, fatta così è un quiz televisivo. E quindi un quiz televisivo dove a ogni domanda risposta bene raddoppi il montepremi, a ogni domanda risposta male dimezzi il montepremi. Quindi riempi la tabella uguale. E poi dici Gianni alla fine dice: Chissà quanto avrei vinto se avessi risposto bene a tutto. Quanto poteva vincere al massimo Gianni? E poi una, una, abbiamo aggiunto anche una domanda ancora più difficile. Non so se si vede, ma tanto poi ve le lascio. È. Eh, cambia le risposte, cambia il Montepremi di Gianni, cioè, è, è, diciamo, il Montepremi di Gianni dipende solo dal fatto che ha, ha sbagliato due risposte o dal, dall'ordine delle due risposte, se sbaglia le prime due invece delle ultime due, e questa è una cosa ancora più interessante, perché poi lì fanno per prove ed errori, quindi... Questa è un'altra versione che, che uno può provare sia in quinta che in prima media, che in seconda media, insomma, quarta. Insomma, si può provare in tanti, in tanti modi, vediamo, vediamo cosa succede. Una cosa carina che ci aspettavamo, che, però, non incide sulla, sulla soluzione, è que questo dov'era? In prima media. L'avevi provato, Marta? Quello del Montepremi è in prima media, da dove viene? È del, Society, sì, no però, ma l'avevi provato in prima in media in prima e in, in terza quindi prima, quello che ha detto Montepremi era in prima sì, eh. sì. e una cosa che ci aspettavamo che non incide sulla, sulla soluzione ma che può dare delle difficoltà cosa voglia dire Montepremi allora qualche bimbo oggi l'abbiamo visto velocemente perché l'ha raccolto stamattina che sì. prende Montepremi come l'unità di misura ha 100 montepremi 200 montepremi, come se fossero euro 300 montepremi, 400 montepremi però per dirvi che, che eh, sono cioè, eh, sono, sono, fantasiosi, sono fantasiosi ultimo ultimo è questo, questo. Sergio sale sull'autobus timbra il biglietto che vale per 90 minuti, alle ore 9.04, scende in centro per fare spesa e ritorna alla fermata dell'autobus alle 9.58, il tragitto fino a casa dura circa 10 minuti, entro quanto tempo deve arrivare l'autobus perché Sergio possa utilizzare ancora lo stesso biglietto? Livello 6, 2011, questo l'avete discusso oppure no? Sì, qualcuno? Voi? Cosa, quale difficoltà avete trovato? La, la prima difficoltà sono i 90 minuti. In che senso è la difficoltà? Perché loro devono capire che è un'ora e mezza. Okay. Quindi la difficoltà matematica. matematica. Di, di, okay. sì. Poi mi dai il fogliettino, scusa. Dove abbiamo scritto? Um. Poi il calcolo con le misure te, di tempo. Che okay, è altra difficoltà matematica. matematica. Queste due sono due difficoltà matematiche volute sì. da invalidare. Poi dopo il fatto che non è scansionato, quindi le varie tappe, ma alla lettura del testo, che sì. è un testo unico mm -hmm. e quindi anche quella è una difficoltà. E voglio dire una cosa, noi non sapevamo di che livello fosse, siccome noi siamo di scuola media. Ci siamo riferiti alla scuola media, quindi le difficoltà ma noi ci riferiamo a una terza media, quindi okay. queste difficoltà le, le vediamo comunque. Certo, certo. Anche, eh. No, infatti la cosa la cosa interessante è è che, e secondo me che conferma quello che stiamo dicendo qui, che molto è legato anche all'aspetto di comprensione. Di comprensione, sì. Non mm. c'è a, a volte variabilità tra quinta primaria, prima media o prima, no. prima media, terza media. Alcune difficoltà continuano a sussistere nella maniera identica a quella di prima. Sì. E, poi, ah, no, no, scusi, scusi. e poi dieci minuti per arrivare a casa che non sono messi molto in evidenza e sono un problema, penso. Per, Quindi diciamo, eh, l'identificazione dei dati, sì, dei dati, dei dati mm, importanti. Sì, sì lì c'era... Avevamo... Una delle difficoltà, la prima difficoltà che ci è venuta in mente era riferita al contesto, mm -hmm. perché è una, una situazione esperienziale che non tutti i bambini hanno e che è fortemente legata all'ubicazione. All certo. <ride> e perché eh, io sono originaria di Milano e per me è normale eh, continuare a guardare il biglietto quanto, quando scade, i eh, 90 minuti facciamo. I milanesi minuti, facciamo. sono favoritissimi <ride> sui balci, che le metropolitane, le cose no. sono... è risaputo, infatti e, a Milano vanno Hondura benissimo 90, i balci. No, cioè, <ride> però mi sono trasferita in, una, eh, in un paesino, in una frazione sì, di sì, Aulla sì. e nessuno sa che cosa... Cioè, sì. La dura, quando è uscita quella della metropolitana è nata, Quanto dura, eh, quando arriva sì, sì, Cioè, sì. Hai voglia a contestualizzare A fare un'esperienza diretta A dei bambini Ok e eh, questo, diciamo, è, è secondo noi il problema più grosso. Tant'è vero che nella sperimentazione, ed è quello che vi chiederei di fare anche a voi: chi sperimenta questo, chiedendo il perché. Nella sperimentazione <ride> che corriere. stiamo facendo, alla fine chiediamo anche eh, se conoscono, il, se hanno mai preso l'autobus e se conoscono il biglietto a tempo. E se spiegano cosa vuol dire il biglietto a tempo. Tra l'altro, eh? Vabbè, quello se, se sanno, secondo me se sanno cos'è il biglietto a tempo, non è quello il, il problema. Eh, se ci fate caso, io, es ad esempio, eh, a Pisanzo so esiste anche a Pisa il biglietto a tempo, per esempio, non lo so. Eh, a me era venuto un grossissimo dubbio. Eh, che cosa vuol dire che scade? Vuol dire che io devo essere sceso, o vuol dire che io devo aprire l'ultimo Pullman? Allora, siamo andati a vedere sul sito del CPT. Ed è ambigua anche la regola lì. Non si capisce. Cioè, l'idea è che in realtà devi scendere. Però c'è scritto che se lo devi prendere entro 90 minuti, e poi allo scadere devi timbrare un altro biglietto. Non è chiarissimo, non è chiaro nemmeno quello. Cioè, se io riesco a prendere minuti 90... Quindi. Que... Anche in questo caso qui, l'interpretazione di, di questo vale per 90 minuti, eh, secondo me, può dare adito a due risposte giuste. Quindi la risposta giusta è che basta che arrivi entro 90 minuti, se io salgo sono a posto, che tra l'altro probabilmente non è, non è quella della regola del biglietto, ma forse è la più sensata, perché io se salgo sul pullman e poi magari trovo un incidente, siamo fermi lì, non ho biglietti, cosa faccio, devo scendere, eh, a, cioè non, 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 non mi torna tanto. Io il pullman per fortuna lo prendo poco perché mi dà noia, quindi preferisco andare a piedi, in bicicletta, però è... Eh, però no, secondo me, vedi tu dici la salita, secondo me leggendo le regole invece è, è che devi scendere entro 90 minuti sì, oppure devi timbrare così. un altro biglietto. Sì. Eh, c'è scritto così, e poi c'è scritto però che alla al termine dei 90 minuti devi timbrarne un altro. Cosa vuol sì, dire? È eh, così. Non lo so. <ride> cioè, ma anche le regole sono... Allora, provarlo! Provarlo e poi sentire questa cosa qui, no? Quello che diceva la collega. Eh, Quale esperienza hanno di questo tipo? Perché questo qui è un classico problema che secondo me il, la conoscenza enciclopedica conta tantissimo. Una persona che. Lo usa regolarmente, un bambino che lo usa regolarmente non ha problemi a capire, poi magari ha problemi, come dicevano i colleghi, a fare il calcolo o a, o a, 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 a trasformare 90 minuti in un'ora e mezzo, possono avere problemi di questo tipo, ma non ha problemi a capire la situazione. Io immagino che la maggior parte di quelli che hanno risposto male qui che sono circa il 47%, sia invece perché non capiscono cosa vuol dire quel, quel biglietto a tempo. C'è stato io. un bimbo stamani che a un certo punto mi ha detto, ma che domanda è? Entro quanto tempo? Dice, sono 90 minuti. Eh, sì, sì, infatti. Eh, Entro so quanto tempo? Dice, 90 minuti da quando l'ha timbrato. Cioè, non trovava eh, il senso di tutto il discorso. E in effetti una delle cose che abbiamo pensato di cambiare è dire a che ora, non sì, dire entro a quanto A che tempo, ora deve arrivare, a che ora deve arrivare. eh, entro, cioè, parlare su, di ora. Su questo, in un protocollo stamani, è stato carino perché c'è scritto eh, non ha, tipo, non ha senso dire a che ora, eh, deve arrivare entro quell'ora, quell'ora lì. Però, cioè, non a che ora, perché nel Pullman... Non può arrivare a quell'ora lì, deve arrivare prima di quell'ora lì. Entro quale ora? hanno risposto, tanti hanno risposto. Entro. Ok, allora siccome è l'ora, qui vi faccio vedere che appunto. Avevamo messo, vedete, la domanda finale, abbiamo cambiato un po' il testo facendolo anche più complesso, ma poi avevamo messo, adesso ti faccio una domanda personale, non matematica, hai mai sentito parlare di biglietti dell'autobus che hanno una scadenza a tempo come quello che, che usa seggio il problema? Sì, no, se sì, prova a spiegare come funziona, se no, prova a spiegare quello che, ca che hai capito di come funziona avendo letto il problema, perché questo ci dice tanto. Sul eh, come hanno risposto, se sono coerenti con l'idea di, di biglietto che hanno, allora compito per la prossima volta provare uno o più di questi problemi. Secondo me, anche le, quelli a risposta chiusa, anche levando a risposta chiusa, chiedendo di giustificare. Poi, se volete prima della prossima volta condividerli, condividere le cose che sono uscite con me, me le mandate e io le guardo molto volentieri, così si discutono anche. E, e poi si discute anche una, una griglia di valutazione, che oggi non abbiamo discusso. La griglia di valutazione, faccio solo un inciso perché è, è tardi, l'idea è quello di eh, trovare degli indicatori che, che pensiamo siano indicatori di qualità. Per noi indicatori di qualità ne potremo trovare molti diversi, ognuno potrà averne di diversi, perché se chiedo di spiegare perché... E io devo avere degli indicatori di qualità anche sulla spiegazione, non solo sul risultato corretto o sbagliato, che è un, un indicatore, se volete, può essere un indicatore di qualità. Abbiamo visto che a volte il risultato corretto non corrisponde a un processo di pensiero significativo e viceversa il risultato sbagliato corrisponde a un processo di pensiero significativo. Ma poi sull'argomentazione, cosa valuto io? Quanto chiaramente hanno fatto, quali conoscenze hanno messo, insomma, cercheremo di trovare alcuni indicatori per poi valutare i vostri i, i protocolli che raccoglierete. Ok, arrivederci e grazie. <ride>